Abbiamo fatto stamane una visita al cantiere della stazione, sia la parte gestita da 100 stazioni, sia quella gestita dall'amministrazione comunale. I lavori proseguono bene, nel rispetto dei tempi, non sono previste difficoltà particolari, anche se l'opera nel suo complesso sarà di ben 10 milioni di euro. In diretta, durante questo incontro, abbiamo avuto una bella notizia, e cioè che da parte di 100 stazioni l'appalto è stato ampliato e viene inserito anche un ulteriore intervento per il valore di circa 1 milione di euro, che riguarda la ristrutturazione della pensilina del primo binario, il primo binario e le scale di accesso. È un completamento dell'intervento che ci fa estremamente piacere. La stazione di Bergamo nel giro di circa un anno sarà davvero una stazione nuova. I lavori stanno in questo momento interessando le aree destinate alla futura biglietteria e agli spazi commerciali adiacenti e alla futura Polfer e ai futuri servizi igienici. Sono in corso le lavorazioni di rinforzo strutturale, demolizione dei tramezzi e rifacimento di tutta la parte impiantistica di collegamento che cammina sotto pavimento. La biglietteria, che era prevista l'apertura tra fine febbraio e fine marzo, avrà quasi sicuramente uno slittamento dovuto al problema dell'amianto ritrovato durante le demolizioni del tetto. L'altra lavorazione che stiamo facendo è appunto il rifacimento di tutta la copertura. La biglietteria contiamo di aprirla entro aprile.